Il Comune di Teramo ha avviato i lavori per la messa in sicurezza delle case sfitte di Via Longo, un intervento reso necessario per evitare altri accessi, questo a quasi 3 mesi dalla tragedia costata la vita a 2 persone, soffocate dal monossido sprigionato da un braciere acceso all'interno di uno degli alloggi pubblici disabitati nel quartiere. I lavori riguarderanno il rafforzamento delle barriere e delle altre misure destinate a isolare gli appartamenti vuoti. Sì, è chiaro che dopo la riunione che abbiamo fatto con tutti i cittadini di Via Longo, assemblea convocata e voluta soprattutto dalla Casa del Popolo, abbiamo recepito e fatte nostre le sollecitazioni che ci sono venute in quel momento. Naturalmente i lavori sono iniziati già nei primi giorni di gennaio, quando sia la squadra della Team sia la squadra del Comune sono andate a fare una pulizia straordinaria del luogo e abbiamo seguito dei lavori anche per quanto riguarda una maggiore sicurezza degli immobili non abitati attraverso l'inchiodatura delle persiane, quelle in legno, mentre laddove c'erano le persiane in plastica abbiamo messo dei pannelli proprio per evitare che si potesse entrare all'interno di queste palazzine che non sono abitate. Completata una prima pulizia straordinaria dell'area con la rimozione dei rifiuti e la sistemazione degli spazi verdi, il Comune ha affidato l'incarico tecnico destinato a valutare la possibilità di recuperare alcuni appartamenti in modo da utilizzarli per dare risposta all'emergenza abitativa temporanea. Purtroppo ci sono tantissime persone che non hanno una casa e che attualmente vengono accolte sia dal Comune sia dalla Caritas e da tutte le altre associazioni accolte all'interno di strutture recettizie. Questa cosa naturalmente è un dispendio molto importante a livello economico e quindi volevamo cercare di anticipare quel progetto che vedrà vita nel 2026 con i fondi del PNRR, cioè l'Housing First, e farlo all'interno di Via Longo.